Ciao ragazze, ciao ragazze. Allora, siccome la batteria mi sta abbandonando purtroppo, voglio farvi vedere in modo veloce i vari acquisti che ho fatto in queste ultime settimane da Sephora e all'interno del Carrefour. Allora, all'interno del Carrefour, siccome è proprio lì che io e mio marito andiamo a fare la spesa, ho voluto prendere questi due balsami corpo della Nivea. Mi sembra che ci sono solamente questi due, poi non lo so, fatemi sapere. Uno è ad azione nutriente per pelle secca, fatto così, con dentro l'olio di mandorla, un 250 ml, e quest'altro invece ad azione idratante con minerali marini per pelle normale, sempre da 250 ml. Quando li proverò vi farò sapere, perché ancora non li ho provati e li ho pagati 5 euro e qualcosa l'uno. Poi ho acquistato, e questo acquisto risale un bel po' di tempo fa, il famosissimo gloss tinta per labbra della Maybelline New York, il Super Stay 10 ore. Questo è il numero 380 Timeless Plum ed è questo qui che vi ho fatto vedere all'interno del tutorial con la palettina Femme Fatale di Avon. Vi lascio qui sotto il link nell'info box, così se vi va andate a dare un'occhiata. Si presenta così ed è molto buono il profumo e il colore non è così scuro come lo si vede in realtà. Come potete notare è chiaro, non è troppo scuro, non è quel prugne scuro scuro, ecco. Però è molto carino e mi piace l'effetto che lascia sulle labbra. E poi ho preso 7,91 euro due rossetti della L'Oreal, però della linea Kate Moss. Ce n'erano due, io li ho presi tutti e due anche perché erano gli ultimi rimasti. Il primo è il numero 01, ecco qui, e mi piace perché è un bellissimo rosso scuro. Tra l'altro ho notato che rispetto agli altri rossetti, e parlo in generale di altre marche, vedete, non è tantissimo il prodotto che c'è all'interno, comunque è un rosso scuro. Poi se vi va magari farò una review a parte con rossetti gloss sul rosso, dato che è un colore che utilizzo tantissimo in inverno, soprattutto durante il periodo di Natale. Il colore è questo qui. Non ho tantissimi prodotti per le labbra sul rosso, però se volete magari faccio un video a parte, così vi faccio vedere quello che ho, ecco, anche se ho pochi prodotti. E poi questo è il numero 05, che è un bellissimo fucsia, eccolo qui, un rosa scuro, bello intenso. Tra l'altro sono belli cremosi e si presenta in questo modo, ecco qua. E mi piacciono anche perché hanno un buon profumo. Poi sono stata da Sephora e ci sono stata per due volte. La prima volta lunedì, e lunedì ho voluto prendere l'acqua micellare direttamente da 400 ml, pagato se non sbaglio 14 euro, comunque fatto così con il dosatore. C'è anche la confezione più piccola che costa meno e ancora non l'ho provato, come vedete è ancora sigillato perché ho altri prodotti da terminare, come salviettine struccanti piuttosto che gli struccanti bifasici. Poi proverò questo e sicuramente vi farò sapere com'è, anche perché con un solo prodotto fa tutto, quindi rimuove prodotti per il viso, occhi e anche prodotti waterproof e non dovrebbe irritare la pelle. Così ho sentito dire da alcune ragazze su YouTube e dalle commesse di Sephora. Poi, sempre lunedì, ho acquistato il nuovo profumo Manifesto di Yves Saint Laurent, che come ben sapete i profumi sono una delle mie tante passioni, e ho terminato, come avete notato, ultimamente molti profumi. È un 30 ml o dei parfum, il prezzo non me lo ricordo. È molto buono, è un profumo prettamente invernale, con una buona tenuta ed è molto simile all'Hypnose di Lancôme, e questo è il packaging e mi piace tanto 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 tanto. Dopodiché ho voluto prendere le due palette della Sleek Makeup a 9,90 euro, si presentano così e fanno parte di un'edizione limitata, forse autunnale, non lo so, e le ho volute prendere perché sono molto carine. La prima si chiama Respect, eccola qui, vi faccio vedere com'è all'interno. Si presenta così, solita palettina della Sleek, con dietro appunto il nome e il numero. Scusate ma non ho lo smalto oggi, però vabbè. Poi c'è lo specchio con la pellicola, con su i nomi degli ombretti, applicatore doppio, solito che si trova spesso nelle palette della Sleek, e questi sono gli ombretti. Eccoli qua, alcuni sono shimmer, gli altri sono matte, questi sono scuri, questi sono chiari e poi questi quattro ombretti sono molto fluo. Mi piacciono come ombretti. Non li vedo per niente per il periodo invernale, sinceramente. Però io non faccio distinzioni per quanto riguarda l'argomento ombretti
inverno ed estate, cioè se un ombretto mi piace lo uso sia in inverno che in estate. Dovrei fare lo stesso ragionamento anche con i profumi, però è più forte di me, non riesco. E l'altro invece si chiama Supreme ed è la numero 891, comunque questa qui, vi faccio vedere meglio, questa è la palettina con dietro nome e numero, sempre con lo specchiettone, pellicola, e questi sono gli ombrettini, ecco qua, e sono completamente diversi, aspettate, rispetto all'altra, con colori sul blu, verde, dei verdi un po' particolari, e questi ombretti qua. E anche qui, quando farò magari un tutorial più avanti, penso quell'anno nuovo perché ho dei video da fare, farò dei tutorial, insomma. Poi, la seconda volta che sono andata da Sephora, esattamente ieri, perché ero in giro con mio marito, eccetera, eccetera, in un centro commerciale, sono passata ancora da Sephora e anzitutto ho acquistato per la seconda volta questo pennello da sfumatura, che ora cerco di farvelo vedere, eccolo qui, che è il mio preferito di Sephora ed è il numero 13. Come ho già detto, io adoro i pennelli, non so se ho detto pennelli o profumi, comunque... dicevo, è un pennello di Sephora, io adoro i pennelli di Sephora perché li trovo validi, costano un po', però durano, non perdono peli e mi piacciono perché nonostante li lavo e strarilavo, comunque sono belli morbidi, appunto non perdono peli. Io ne ho un altro uguale, identico, sempre il numero 13, però è ancora intatto, non perde peli, però le setole sono un po' sparpagliate qua e là. E quindi ho avuto l'occasione e l'ho ricomprato, anche perché c'è stato un periodo in cui il numero 13, il pennello di Sephora, era esaurito, non c'era più neanche nello stand dei pennelli Sephora. Comunque è un pennello favoloso, per cui è assolutamente consigliato. Poi ho voluto prendere due prodotti della L'Oreal. Il primo è il Color Rich Casual numero 502, tonalità brown, quindi marrone, deve essere nuovo a quanto pare, però non vi so dire più di tanto, ed è fatto così, ora ve lo faccio vedere, ha una consistenza bella cremosa, è un matitone, lo si può utilizzare sia sopra, sotto le ciglia inferiori, all'interno dell'occhio e come base per gli ombretti, poi vi dirò meglio che cosa ne penso di questo prodotto. E poi ho voluto prendere il nuovo gloss, penso sia di L'Oreal, questo qui, numero 300, Caress. Se non sbaglio di questa linea, Caress, ci sono anche i rossetti. E praticamente è un bellissimo fucsia, bello intenso. L'applicatore è fatto così come quello di Maybelline, tinta per labbra, fogliolina. E questo è il colore, eccolo qua. Molto bello, non è proprio intenso intenso, E questo qui. E mi piace tantissimo, sembra un rosso, però in realtà è un bellissimo fucsia. Poi, ultimi tre prodotti, ho voluto prendere tre prodottini di Pupa. Come ho già detto in diversi video, io Pupa l'adoro, anche se è una marca che ultimamente non acquisto più nulla, riguardo prodotti Pupa. Però mi è sempre piaciuta. Io quando ero piccola, spesso e volentieri durante il periodo di Natale, compleanno, eccetera, i miei amici o comunque anche parenti mi regalavano spesso le trousse di Pupa, che io adoro. E l'anno scorso avevo acquistato la Puposca di Pupa, in più ho qualche matita per gli occhi della linea Multiplay, che sono molto valide, all'interno dell'occhio durano, e poi questo mascara qui, il Divas Lashes, che la prima volta che l'ho acquistato è stato all'outlet di Franciacorta Brescia ed è nella tonalità Extra Black numero 01. Lo scovolino è fatto così, tra l'altro mi sta anche finendo purtroppo, ecco qui, abbastanza grande, lascia un bel nero intenso e non forma grumi. Adesso forma un po' di grumi perché mi sta finendo, ecco qua, questo è il risultato. Comunque dopo questo video metterò online il tutorial con la palettina della Sleek Makeup, non mi viene il nome, la Ultra Matte Darks, ecco, con prodotti matte. Insomma, il trucco che avevo in un video, non questo di oggi ovviamente, ma quello prima, e così ve lo faccio vedere. E appunto, siccome questo mascara mi sta finendo, ho voluto prendere questo qui, il famosissimo mascara Vamp di Pupa, nella tonalità 100, nera.
Non vi apro lo scovolino, non ve lo faccio vedere perché appunto finisco quelli che ho e poi lo proverò e vi farò sapere. Si presenta in questo modo, molto 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 carino. E poi ho voluto prendere due rossettini della collezione Miss Pupa. Non so se è una collezione di Natale, se è una collezione autunnale, non ho idea perché non ci sto dietro alla marca Pupa sinceramente. Preferisco magari o risparmiare qualche soldino, magari prendermi un profumo, o se voglio parlare di make-up magari prendo qualcosina di Kiko piuttosto che di Avon. Per cui il primo rossetto è il numero 204, che ha un bellissimo color prugna, melanzana, però non è così scuro da come lo si vede, che è questo qui, ok? E tra l'altro questa collezione Miss Pupa, i rossetti sono molto glossati e hanno un buon profumo di caramella, zucchero a velo, cioccolato bianco, molto buono. L'altro rossetto è il numero 303, che poi è quello che ho su ora, ed è questo bellissimo fucsia. Sono molto cremosi, questo è il colore, abbastanza pigmentati, però proprio perché hanno un effetto glossato vanno via nel giro di poco, non durano tantissimo, però vabbè. Poi ultima cosa che ho acquistato da Sephora è stata questa confezione di Dolce & Gabbana Pur Femme. Si presenta così e all'interno c'è il profumo nuovo, tra l'altro è uscito da poco, Dolce & Gabbana. E questo qui è il latte per il corpo. Il profumo è da 50 ml, de parfum, il latte per il corpo è da 100 ml. Vi faccio vedere il profumo, perché tanto il latte per il corpo, chi se ne voglio dire. Eccolo qui. Ed è praticamente il nuovo sostituto di questo profumo qua, che mi è stato regalato un po' di tempo fa, che a me non piace, sinceramente. Dolce & Gabbana, da 100 ml, de toilette. Non mi piace questo profumo, infatti l'ho dato a mia mamma, però a quanto pare anche a lei non piace. Ed è questo qui, non so se vi ricordate, con il tappo rosso. Ecco, questo profumo qui, mi ha spiegato la commessa di Sephora, non lo fanno più, per cui questo profumo l'ha sostituito. Come packaging siamo lì, Vabbè, il tappo cambia, è un rosso scuro. Però, sinceramente, tra i due preferisco questo, perché è davvero molto buono, profumo prettamente invernale, molto intenso, è particolare, deve piacere, è molto delicato con l'andare delle ore, rimane molto delicato sulla pelle e dura tantissimo. Questo qui è uno dei parfum, ecco qua. E questi insomma sono stati gli acquisti che ho fatto in questi giorni. Inoltre vi farò vedere degli acquisti che ho fatto da Avon in campagna 11-12 e ho già ordinato qualcosina con la campagna 13. E nulla, ve li farò vedere più avanti quando proverò qualcosina in più riguardo appunto i prodotti Avon. Questo è tutto, spero di, non so, esservi stata utile, spero che questi miei acquisti vi siano piaciuti. Se avete provato qualcosa fatemi sapere con un commentino qua sotto. E nulla ragazze, io vi mando un grosso beso e sicuramente ci vedremo al prossimo video. Ciao ciao!